Via, via, estremisti, capelloni, zozzi! Venga avanti lei, onorevole, sua eminenza, venga, venga, glielo racconti lei come vanno queste storie, glielo dica di chi è la colpa, venga. Grazie caro, vada, vada. A volte mi son chiesto perché da un po' di tempo le cose vanno male al cittadino onesto. Il buon lavoratore si sente minacciato, è stanco e sfiduciato, non sa più che pensare. Rapine, ammazzamenti, son cose quotidiane contro la brava gente che si guadagna il pane. Infatti, ai poveri banchieri gli vuotano le casse, rapiscono gli industriali che pagano le tasse. Sono arrivato infine ad una conclusione che credo sia davvero la giusta spiegazione. La colpa è del diavolo che esiste davvero, si nutre di cavolo, è piccolo e nero. La colpa è del diavolo che è un grosso marpione e attenta satanico a ogni versione. Fa il fuoco dagli occhi e viene la sera e porta i pilocchi e porta il colera. Fosse soltanto questo non ci sarebbe male, ma il diavolo si sposta su scala nazionale. Si arriva a sospettare dei nostri deputati che son così carini, che son così educati. Ed ecco la calunnia che ho letto l'altro ieri, dice che son pagati da certi petrolieri. I petrolieri poi, gente così distinta, io ne conosco sei, m'han detto che è una finta che serve a screditare le nostre istituzioni, insinuando che al potere ci stanno dei ladroni. E chi ce l'ha interesse a far credere questo? È chiaro come l'acqua, è un fatto manifesto. La colpa è del diavolo che esiste davvero, si nutre di cavolo, è piccolo e nero. La colpa è del diavolo, che è un grosso marrone e attenta satanico a belle persone. Fa il fuoco dagli occhi e viene la sera e porta i bidocchi e porta il colera. Fosse ancora soltanto questo non ci sarebbe male, ma il diavolo è terribile, si sposta sul sociale. Il popolo italiano, che solo poco fa era esempio sovrano di bella civiltà, popolo generoso dai nobili padroni, lavoratori intrepidi e contadini buoni. Adesso nelle piazze protesta inferocito, così da far pensare che voglia cambiare vita e lavorare magari un po' meno e avere magari più quattrini. Dicon che i poliziotti sono degli assassini, si prendono le case senza pagare i fitti, addirittura poi occupano le chiese e i preti stanno zitti. Tra l'altro questi preti che fanno i progressisti mi fan venire in mente certe storie di anticristi. La colpa è del diavolo che esiste davvero, si nutre di cavolo, è piccolo e nero. La colpa è del diavolo, è un grosso marpione e attenta satanico a belle persone. Fa il fuoco dagli occhi e viene la sera e porta i pilocchi e porta i